Mauro Febbo giudica fallimentare la gestione dei fondi europei da parte della Regione, soprattutto per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale. A certificarlo, sottolinea il consigliere regionale di Forza Italia, è lo stesso Ministero delle Politiche Agricole. L'Abruzzo, avverte Febbo, sarà costretto a restituire ingenti risorse che sarebbero indispensabili per l'intera economia regionale. Sono 480 milioni di spesa pubblica, a cui vanno sommati altri 650-800 milioni della spesa privata, quindi per un impegno complessivo di 1,2 miliardi, 1,3 miliardi che non riescono a essere spesi, non riescono a essere immessi nell'economia regionale che riguarda il comparto agricolo, ma oggi il comparto agricolo significa anche enogastronomia, significa ricezione, significa ristorazione, significa cioè turismo, e io mi permetto di dire ci metterei anche un po' di cultura. Siamo arrivati al 31 ottobre 2015, i dati confermano questo trend negativo che noi stiamo denunciando oramai da mesi, se non da anni. Ogni volta ci vengono dette le solite cose, che si recupera, ma siamo arrivati all'ultimo step utile, cioè al 31 dicembre 2018, e restituiremo purtroppo oltre 24 milioni di euro alla Comunità Europea. Noi ci auguriamo, e il nostro auspicio è quello, che in questi ultimi scorcio di legislatura ci sia un'inversione di tendenza, che ci sia magari la creazione di una task force che dia la possibilità di recuperare queste somme, di recuperare soprattutto, perché oggi restituire i soldi a Bruxelles è un danno enorme all'economia regionale attuale, ma lo sarà soprattutto per i mesi e per gli anni successivi. Chi oggi non riesce a spendere avrà doppia penalizzazione, quella che toccherà a tutti più quella che toccherà a chi invece ha rimandato i soldi indietro. L'ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Aleksandr Avdeyev, ha incontrato il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica Il ritratto di San Pietroburgo. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione L'Aquila Siamo Noi e dall'Assemblea regionale ed è stato lo spunto per ricordare l'aiuto che i russi hanno offerto al capoluogo abruzzese a seguito del sisma del 2009 e per dare impulso a nuovi scambi di tipo culturale. Una grande relazione oramai che il Consiglio regionale ha intrapreso da diverso tempo. Oggi con la Federazione Russa questa mostra sta a significare che è un percorso che continua. Poi mi pare che dalle parole di Sua Eccellenza l'ambasciatore venga fuori tutto, insomma, una grande solidarietà all'indomani del sisma del 2009, la ricostruzione di due elementi importanti in questa città, il Palazzo Ardinghelli e la Chiesa San Gregorio, stanno a significare non solo un aiuto economico, ma stanno a significare proprio l'animo, il cuore di cui è dotata la Federazione Russa e i cittadini. L'ambasciatore russo ha invece ricordato i rapporti già esistenti tra Russia e Abruzzo e la grande influenza italiana nell'architettura, soprattutto nella città di San Pietroburgo. La vostra città e Abruzzo sono bene bene conosciute in Russia, non soltanto conosciute, ma ci sono le relazioni veramente amichevoli da lontano. E quando ha avuto questo terremoto a Abruzzo e qui a Chiula, noi abbiamo avuto il sentimento non soltanto di tristezza, ma dell'obbligazione di aiutare automaticamente, perché l'Italia ha giocato un ruolo molto importante nel sviluppo della cultura russa. Il Cremlino era, le migliori chiese del Cremlino erano costruite con gli architetti italiani, in San Pietroburgo è la stessa, e questa mostra, nel questa mostra è visibile che l'influenza italiana è presente a San Pietroburgo, nella sua architettura, nelle sue chiese, eccetera. Perciò io penso che lo sviluppo delle queste relazioni culturali è una cosa normale e obbligatoria per i dirigenti dello Stato. Sport Calcio a 5 si interrompe nuovamente in trasferta il cammino positivo del Sulmona Futsal, che oggi ha subito una pesante sconfitta 6-3 contro la Sportmania. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto.